Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, anche perché ho visto che ve ne siete aggiunti in tantissimi. Io sono super felicissima. Per chi ancora non lo fosse, potete iscrivervi qui sotto e potete attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Per chi ancora non fosse anche tra i miei follower, potete trovarmi su Janaka Shining Mom su Instagram. Allora, fatto questa premessa, andiamo a conoscere questo nuovo prodotto della Silver Crest. Allora, questo è il tritatutto elettrico comprato alla Lidl. Allora, devo dire subito che io con questa marca mi trovo super bene. Infatti, vedrete che nel mio canale ci sono più recensioni per la Silver Crest, quindi mi sono trovata super bene. Allora, questo tritatutto devo dire subito che si differenzia un po' dagli altri perché non è un solo semplice tritatutto, ma è anche un montapanna. Quindi andremo a vedere poi, quando vi farò vedere tutto ciò che contiene la confezione, andremo a vedere che c'è una lama e più un altro elemento per poter montare la panna. E la cosa buona di questo prodotto è che potete andare a triturare anche il ghiaccio. Allora, io adesso andrò a girare la camera, vi andrò a fare un unboxing così che potete vedere già all'interno che cosa trovate, quindi tutti i pezzi di cui è composto questo tritatutto. Alla fine di questa unboxing andremo ad utilizzarla per triturare un qualcosa di solido e andremo a montare anche la panna. Quindi, seguitemi nel video successivi che andremo a scoprire questo fantastico prodotto. Noi adesso ci salutiamo qui, poi ci rivedremo per i saluti finali. A dopo! Eccomi qui pronta a farvi vedere che cosa c'è all'interno della confezione. Allora, all'esterno troviamo subito il bollino con i 3 anni di garanzia, quindi tenete lo scontrino, 500 watt la potenza, 0,5 litri la capienza, ma credo che la capienza è più grande. Tutte le indicazioni. Nell'altro bollino c'era che praticamente faceva anche da trituratore per il ghiaccio. E poi comunque all'estremità trovate le prime informazioni, quelle un po' più generiche. Adesso andiamo a vedere praticamente che cosa c'è all'interno. Come prima cosa troviamo il libretto delle istruzioni, questo è super importante e troverete l'istruzione in varie lingue, quindi c'è anche l'italiano. Poi all'interno troverete il tritatutto già bello e montato, proprio come lo vedete così. È composto dal filo di corrente con la presa italiana, come potete vedere, i tasti 1 e 2 che sono i tasti di velocità che potete regolare voi, il blocco motore, io l'ho preso in rosa, ma potete trovarlo in azzurro e grigio, li ho visti. Poi il coperchio con la sua guarnizione antiscivolo, il coperchio è in plastica. Poi troverete il complesso della lama che praticamente è dotato anche di disco emulgatore, quindi la lama è il disco emulgatore. Il recipiente è in vetro con tutte le misurazioni già belle scritte, il perno per la lama. E infine troverete l'anello antisdrucciolo che praticamente serve per non far muovere, come potete vedere, il tritatutto. Io adesso vado a rimontare tutto e passiamo all'uso, quindi vi faccio vedere che cosa vado a tritare. Allora, oggi vado a triturare le carote che volevo fare un soffritto e mancava praticamente la carota. Quindi vado a togliere il blocco motore, il tappo, soprattutto vado a togliere l'emulgatore, la paletta emulgatore, il disco, perché mi serviranno solo le lame, quindi per sminuzzare i cibi solidi, tutto ciò che è solido, dobbiamo usare la lama e dobbiamo togliere il disco.
vado ad inserire all'interno, se riuscite tagliatelo un po' più fine, quindi pezzetti un po' più piccoli. Poi, come potete vedere, c'è la tabella d'uso dove potete vedere come tagliuzzare le vostre spezie, le vostre verdure, quindi carota 200 grammi, 2x5 secondi, livello 1. Adesso vado a rimettere tutto, quindi vado a reinserire il suo coperchio e il blocco motore. In questo caso quindi aziono, anzi vado a mettere prima la spina, quindi vado a mettere la spina alla presa e vado ad azionare in velocità 1. Le carote queste sono 200 grammi, più o meno sono 3 carote. Vado a mettere velocità 1 e vado a smiuzzare il tutto. Una volta sminuzzato praticamente tutto, vado a togliere il blocco motore e vi faccio vedere subito il risultato. Io sono rimasta veramente sbalordita. Adesso vado a rimettere tutto, tolgo le carote, lavo il tutto e vado a montare praticamente la panna. Eccomi qua con il trita tutto già bello e pulito. Vado a prendere la panna da montare. Io ho preso questa dall'Oplà 200 ml. Potete fare o 200 o 400 ml. Ricordate di mettere il disco emulgatore, altrimenti non si monta nulla. Andiamo a estrarre le lame e andiamo ad agganciarle nell'apposito disco emulgatore. Sentirete praticamente un click, ma è veramente facilissimo. Vado a rimetterlo nella ciotola e vado a versare all'interno la panna proprio in questo modo. In questo caso vado a rimettere il motore, il coperchio, e vado ad azionare a velocità 2 per 40 secondi più o meno all'incirca. Una volta che ho finito di centrifugare il tutto, questo è il risultato. Cioè, io sono rimasta veramente colpita perché veramente ha montato il tutto. Guardate qui il risultato, potete giudicare da soli. Eccomi qui per i saluti finali. Come vi avevo anticipato all'inizio del video, come sempre, torno con il mio faccino a darvi i miei saluti. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciatemi un like a supporto del canale, ma soprattutto, sarei veramente felicissima se questo video vi sia stato utile sia per il vostro acquisto e sia per togliervi qualche dubbio su questo prodotto. Se così non fosse, quindi ho tralasciato qualcosa, volete sapere qualcosa di più specifiche, potete trovarmi giù nei commenti. Io sono sempre a vostra disposizione, sempre felicissima di rispondervi. Quindi io adesso vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video fino a questo punto. Vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, se volete attivate la campanellina per essere sempre aggiornati dei miei nuovi video. Vi aspetto su Instagram tra i miei follower, su Giana Cashing Mom. Vi mando un grandissimo bacio come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!